Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, naturalmente la preoccupazione non diminuisce, intanto sappiamo la Campania è stata collocata nella zona rossa, quindi la zona a massimo rischio. Adesso bisognerà soltanto aspettare per capire se queste ulteriori misure restrittive avranno un beneficio sul propagarsi dei contagi. Questo è il bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione Campania Covid-19. I positivi del giorno sono 3.019, gli asintomatici 2.604, i sintomatici 415, i tamponi del giorno 16.178, il totale dei positivi 118.285. Il totale dei tamponi sale così a 1.308.480. I deceduti del giorno sono 19, il totale dei deceduti 1.085. I guariti oggi sono 1.788, un dato confortante, il totale dei guariti 24.474. Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale, di terapia intensiva disponibili 656, i posti letto di terapia intensiva invece occupati 201, i posti letto di degenza disponibili 3.160, i posti letto di degenza occupati 2.236. Vediamo insieme ancora questo servizio. Intanto il virus continua a mietere vittime in tutta la regione. Ieri nono decesso dall'inizio della pandemia a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, il quinto dall'inizio della seconda ondata, a riferirlo il sindaco di Sarno, che chiede massima allerta alla popolazione. A San Giorgio a Cremano il sindaco Zinno ha sospeso la sosta a pagamento sulle strisce blu da martedì 17 novembre fino al 3 dicembre e la chiusura nelle stesse date di parchi, cimitero e uffici pubblici. Da oggi anche a Pozzuoli sarà attiva una postazione drive-thru dell'esercito italiano per l'effettuazione dei tamponi per la ricerca del Covid. Le tende sono state allestite nel parcheggio del Palatrincone di via Miccoli a Monteruscello, messo a disposizione dall'amministrazione comunale. A seguito dell'ordinanza regionale 90 del 15 novembre, firmata dal presidente De Luca, intanto è stato predisposto un servizio di prenotazione di tamponi antigenici per l'effettuazione dello screening su base volontaria al personale docente e non docente della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, nonché degli alunni e dei relativi familiari conviventi, in vista del ritorno in aula del 24 novembre prossimo. Siamo in collegamento con il direttore generale di Confcommercio Campania, Pasquale Russo. Grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato. Grazie a lei e bentrovati a tutti i vostri ascoltatori. Allora, noi ci siamo collegati molto spesso anche nel periodo del lockdown scorso, lockdown di marzo, aprile e maggio, e analizzavamo la situazione e ci siamo detti tante volte che il peggio dal punto di vista economico doveva ancora venire. Allo stato chiaramente la situazione è notevolmente peggiorata. Con quest'ulteriore stretta, cosa perde la Campania che si basa essenzialmente su un turismo congressuale, culturale e turistico? Ma noi abbiamo stimato come Confcommercio che a livello nazionale questo trimestre ci farà perdere su base nazionale circa 17 miliardi e mezzo di PIL e quindi di consumi. Credo che potremmo dire che se il dato nazionale è di 17 miliardi e mezzo sul prossimo trimestre, almeno la Campania avrà una perdita vicino al miliardo e mezzo di PIL e di consumi, almeno, diciamo, sottostimandola, non volendo essere particolarmente pessimisti, con una aggravante che è quella che accennava lei prima, e cioè che sono, per noi perdite che non riusciremo a recuperare in termini di fatturato, perché essendo la nostra un'economia essenzialmente che si basa sul turismo, sui servizi e sul commercio, quello che viene perso in termini di fatturato e di consumo non lo si recupera come può avvenire ad esempio per l'industria. Certo. Quindi effettivamente purtroppo ci troviamo in una situazione veramente molto difficile, molto complicata per le imprese, ma direi per tutta la collettività della nostra regione. Certo, chiaramente ci avviciniamo sempre più al Natale. In queste condizioni, con la Campania zona rossa, non sappiamo poi nelle prossime settimane cosa può accadere.
quante attività secondo lei concretamente in Campania rischiano il fallimento? Allora, intanto dovremmo capire quanto sarà ancora lunga questa fase, perché è evidente che il tempo gioca un ruolo molto importante e ovviamente quanto più lunga sarà la fase pandemica, quanto più lunga saranno le limitazioni imposte all'attività, tanto maggiore sarà il rischio di veder chiuse tante attività. Sulla regione sono a rischio almeno 10.000 imprese distribuite nel campo ovviamente del commercio, dei servizi, della ristorazione, della ricettività, del wedding. Sono tantissime le imprese, anche piccole, professionisti, che rischiano di non riuscire più a riaprire dopo la fine della pandemia. Ed è giusto anche considerare che purtroppo non si fermerà con il Natale. Avremo presumibilmente anche all'inizio dell'anno nuovo ancora a che fare con la necessità di limitazione di attività che evidentemente potrebbero peggiorare un quadro che è già molto difficile e molto compromesso. Certo, le imprese insomma devono essere supportate dal governo con i cosiddetti ristori e anche le banche dovrebbero svolgere un ruolo di supporto in questo momento di grande difficoltà, innanzitutto con la tempestività degli interventi, perché io credo che le imprese abbiano bisogno in questo momento più che mai di liquidità, visto che anche coloro che hanno resistito alla prima fase di chiusura hanno dato fondo a quelli che potevano essere i loro risparmi, le loro risorse. Ma questo farà la differenza. Questo, la tempistica con la quale si riuscirà a far arrivare le risorse alle imprese, quelle previste dal governo, e la tempistica con la quale le banche dovranno essere in condizione di sostenere le imprese, sono appunto due elementi che faranno la differenza tra l'avere una situazione difficile e una meno difficile, ma questi due elementi sono indispensabili per cercare di come dire, evitare il peggio, per cercare almeno di mantenere quelle aziende che in qualche modo sono maggiormente strutturate, che avrebbero la possibilità di continuare la propria attività nonostante il periodo di difficoltà. Però se viene a mancare l'attività fondamentale del credito, e soprattutto se questo credito viene erogato non in una tempistica diciamo adeguata alla situazione, e se tutte le procedure previste dal decreto di lancio, dal ristori, dal ristoro bis, non in qualche modo aumenteranno il plafond di risorse disponibili, allora la situazione veramente sarà molto molto difficile, con quello che si sta ormai mettendo in evidenza da più parti, l'ha fatto in maniera molto opportuno il nostro prefetto, cioè il forte rischio di una invasione della criminalità nelle attività della regione. Quindi è veramente fondamentale, quindi l'appello, ripeto, è stato molto importante l'appello che ha fatto il prefetto di Napoli a cercare di tenere sotto osservazione, cercare di intervenire affinché si eviti ulteriori invasioni della criminalità organizzata nelle nostre attività. Assolutamente, direttore, noi la ringraziamo. In questo momento la parola d'ordine secondo me per aiutare le imprese è semplificazione, nel senso appunto cercare di accelerare e di abbattere tutti quei balzelli burocratici che impediscono alle aziende di sopravvivere in questo momento. Grazie, torneremo chiaramente a collegarci con lei per capire quale sarà la situazione più a ridosso del Natale. Intanto buon lavoro. Grazie ancora. Tampone sospeso alla sanità per coloro che sono in difficoltà economiche. Del caffè sospeso ne è a conoscenza il mondo intero, ma la solidarietà napoletana non si è fermata a quello. La pandemia e tutto ciò che ne è conseguito, anche in termini di lacune dell'assistenza sanitaria, ha dato spunto per il tampone sospeso, iniziativa che ha preso il via questa mattina nella Basilica di San Severo a Capodimonte, nel Rione Sanità. L'idea è della Fondazione Comunità di San Gennaro, dell'Associazione Sanità Diritti in Salute, in collaborazione con la Terza Municipalità. Le modalità per l'adesione le spiega Mario Donatiello, della Fondazione Comunità di San Gennaro.
Si è voluto dare una risposta diciamo concreta a quella che è un'esigenza, cioè fare uno screening di massa alle persone ad un prezzo solidale. Il prezzo è del tampone di 18 euro ed è possibile anche diciamo donare un tampone a chi non può permetterselo attraverso l'iniziativa del tampone sospeso, cioè andando sul sito della Fondazione San Gennaro dove ci sono le coordinate bancarie e fare un versamento con la causale tampone solidale. La Basilica di San Severo a Capodimonte è stata trasformata per l'occasione in un ambulatorio ed è stato predisposto un percorso di entrata e uscita. Dopo aver rispettato il protocollo, misurazione della temperatura, consenso informato e sanificazione delle mani, le persone vengono poi indirizzate all'interno della Basilica per sottoporsi al test e verificare così eventuale positività al coronavirus. A effettuare i test personale medico che ha aderito all'iniziativa su base del tutto volontaria, come spiega Angelo Melone, presidente di Sanità Diritti in Salute. Proprio stamattina mi hanno chiamato da Scampia, che è un'altra zona, voglio dire, a rischio popolare e che vogliono estenderla anche lì. Ci stiamo pensando, naturalmente tutto ciò ha bisogno di personale e qualificato, perché l'operazione è fatta anche da medici, da sanitari, da parasanitari e quant'altro. Però sono sicuro che ci estenderemo anche in altre città, in altre zone di Napoli. Sequestrate sigarette di contrabbando, un'operazione della Guardia di Finanza. 4 arrestati, un denunciato a piede libero e 2 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate. Questo è il bilancio di una vasta operazione anticontrabbando portata a termine dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno fatto irruzione in un complesso di capannoni a Castel Volturno in provincia di Caserta, sorprendendo i contrabbandieri in fragranza di reato. L'ingente carico, circa 2 tonnellate di bionde marca Winston, aveva raggiunto il punto di stoccaggio a bordo di un auto articolato di una nota ditta di trasporti. Al fine di rendere maggiormente credibile la copertura e destare il meno possibile l'attenzione delle forze di polizia, il soggetto che trasportava il carico si è preoccupato anche di indossare una tuta da operaio della stessa ditta. Quando i finanzieri sono penetrati all'interno della struttura, hanno sorpreso i contrabbandieri mentre caricavano le bionde giunte a bordo del camion su 2 furgoni. Sono scattate le manette per 4 persone, un 59enne pregiudicato, 2 31enni di Napoli, incensurati, un 56enne di Napoli, residente a Latina con precedenti per furto aggravato. I 4 sono stati sanzionati anche per aver violato la disposizione nazionale e regionale anti-Covid. Un 5° uomo, un 41enne di Napoli, residente a Castel Volturno con numerosi precedenti alle spalle, è stato denunciato invece a piede libero. Siamo in collegamento con Paolo Del Rio, capo del Dipartimento di Chirurgia Oncologica Addominale dell'Istituto dei Tumori di Napoli Pascale. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato, dottore. Salve. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, la pandemia ha messo a dura prova tutti i settori della sanità, in particolare i pazienti hanno paura ad effettuare i controlli, molto spesso viene anche loro impedito per chiaramente le norme assolutamente stringenti sul contagio. Il Pascale va avanti, mette a punto delle strategie per poter curare anche a distanza i propri pazienti e in qualche modo supportarli. Parliamo dei pazienti purtroppo che hanno avuto appunto una astomia e quindi avete messo a punto un modo che da remoto potete in qualche modo controllare. Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo svolto in collaborazione con la Federazione delle Associazioni Italiane Stomizzati Incontinenti, la FAIS, che è un'associazione estremamente attiva nell'ambito della risposta al bisogno dei pazienti, raccoglie tantissime associazioni di volontariato e di assistenza sanitaria e ci ha invitato tempo fa a collaborare a questo progetto che era appunto Smart Ostomy Support, che è sostanzialmente una piattaforma grazie alla quale noi possiamo dare assistenza in remoto a pazienti che sono portatori di stomia. Ricordiamo per i nostri telespettatori, dottore, cosa è una stomia? È una procedura chirurgica, è l'apertura di una porta in qualche modo nel nostro corpo, no? Una bocca per dirla in greco, stoma.
Esatto, è un collegamento di un organo cavo, quindi di un viscere come l'intestino piuttosto che come l'uretere nel caso delle stomie urinarie, che ha la funzione di garantire il passaggio del materiale intestinale o delle urine laddove è stato asportato l'organo a cui faceva riferimento appunto la patologia. Non è una condizione infrequente, anzi dobbiamo tener conto che anche se temporaneamente il numero di pazienti stomizzati è elevatissimo e quindi il bisogno di salute di questi pazienti è continuo, perché le problematiche sono sicuramente quelle legate al periodo immediatamente dopo la dimissione, ma anche situazioni più tardive, cioè la necessità di verificare nel contesto di un periodo di lunga durata quali sono le possibili complicanze di una stomia, quali sono gli eventi nuovi, ma anche la possibilità di sperimentare nuovi presidi che si affacciano sul mercato in maniera continua. Un paziente cui è stata praticata una stomia, è stata confezionata una stomia, diciamo almeno nella fase iniziale, vede difficile una vita pressoché normale, quindi bisogna anche supportarlo da remoto, come in questo caso, perché chiaramente non può recarsi molto spesso nei presidi ospedalieri? Certo, la relazione con l'operatore sanitario, sia esso lo stomaterapista piuttosto che il chirurgo di riferimento, è fondamentale, soprattutto per affrontare quei piccoli problemi che si verificano nel quotidiano e che spesso sono fonte di preoccupazioni eccessive di fronte alla reale gravità del problema. E in un contesto come quello pandemico, ma io credo che in futuro da questa pandemia abbiamo imparato una lezione, anche in una situazione, diciamo, cosiddetta di normalità, la possibilità di interagire direttamente dal proprio domicilio senza spostarsi con l'operatore sanitario può offrire ai pazienti la possibilità di risolvere rapidamente i propri dubbi, le proprie incertezze e soprattutto le preoccupazioni che ne derivano. La piattaforma è strutturata grazie anche alla collaborazione dei pazienti. Nella fase iniziale una sperimentazione, ne abbiamo tratto delle informazioni di elevato gradimento, perché attraverso uno smartphone o un computer come quello che io sto usando in questo momento ci si può connettere all'operatore sanitario, mostrare la propria stomia, esprimere anche attraverso una chat le proprie preoccupazioni e quindi scambiare delle informazioni che fino adesso erano esclusivamente oggetto di una visita ufficiale, di un passaggio attraverso l'ospedale. Voi questo lo state già facendo? Abbiamo già iniziato in via sperimentale e la FAIS ci ha dato l'opportunità, primo ospedale nel sud, di partecipare a questa sperimentazione. Io colgo l'occasione per ringraziare sia il direttivo della FAIS che il nostro management, che ha aderito in maniera entusiasta a questa iniziativa, che ben si colloca in tutte le attività di telemedicina e di teleconsulto che l'istituto sta cercando di attuare per venire incontro ai bisogni di salute dei pazienti. La preoccupazione ad andare in ospedale è elevatissima, ma noi dobbiamo pensare anche al fatto che non possiamo lasciar soli questi pazienti, quindi un po' come diceva il nostro direttore generale, il Pascale va a casa dei pazienti, lo abbiamo fatto con altre assolutamente iniziative. Dottore, io le chiederei prima di salutarci di rivolgere un appello a tutti i nostri telespettatori affinché proseguano nella prevenzione. La prevenzione è fondamentale per la cura dei tumori. Un tumore preso in tempo ha una possibilità oggi, con le tecniche, con le terapie appropriate, di poter tornare ad avere una vita diciamo normale, un individuo che è stato affetto, però chiaramente non preso in tempo la situazione potrebbe degenerare. Le patologie tumorali in fasi iniziali sono curabili in una percentuale elevatissima di casi e tutto questo deriva da un'attenzione specifica al proprio corpo, alla necessità di rispondere a quelle che sono le interazioni con le aziende sanitarie locali che offrono campagne di screening per i principali tumori. Fare la prevenzione significa anche avere abitudini di vita adeguate, una buona alimentazione, l'esercizio fisico, sostanzialmente l'attenzione ai sintomi che possono comparire. La
ospitale è proprio prevenire le forme più avanzate. È ovvio che in un momento come questo, in cui gran parte delle attività vanno incontro a delle, o perlomeno delle restrizioni, la preoccupazione aumenta, ma questo non significa che i pazienti non saranno accolti, le strutture non si fermano, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le attuali indicazioni ministeriali e regionali, alcune attività verranno rallentate, ma non ci sarà mai interruzione dell'attenzione ai pazienti. Perfetto, grazie mille per il suo intervento, buon lavoro. Arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. L'app Immuni ha le sue criticità, questo è stato detto in uno studio condotto da informatici. Anche l'app Immuni ha una sua vulnerabilità. È stato accertato da una ricerca scientifica portata a termine da tre menti nocerine. Vincenzo Iovino, ricercatore informatico presso l'Università degli Studi di Salerno, Biagio Pepe, tecnico informatico elettronico, e l'avvocato Mario Iannulardo, specializzato in diritto penale dell'informatica. Lo scopo della diffusione dei risultati della ricerca è quello di sensibilizzare i soggetti e le autorità competenti a prendere in seria considerazione la concreta possibilità che malintenzionati, grazie all'uso di replay attack, tra l'altro realizzabile con tecnologie a basso costo, generino falsi alert di contatto con soggetti infetti. Il ricercatore Vincenzo Iovino precisa che le possibilità di attacco con la metodica appunto del replay attack sono state testate con successo anche da ricercatori svizzeri sull'app Swiss Covid, basata anch'essa sulle stesse tecnologie dell'app Immuni. Gli studiosi del fenomeno, attraverso articoli postati su canali scientifici e attraverso i media, hanno anche di recente tentato invano di stimolare gli sviluppatori dell'app di contact tracing a rivedere e a apportare le dovute correzioni al sistema utilizzato. Sottolineano infatti che l'uso distorto del replay attack potrebbe generare effetti particolarmente gravi. Ad esempio, un replay attack progettato ed eseguito in periodo di elezioni potrebbe influire sulla decisione degli elettori di non recarsi al seggio, oppure determinare la chiusura precauzionale di scuole, stadi, vasti luoghi di aggregazione sociale. Non meno grave l'ipotesi che vengano generati in maniera subdola un considerevole numero di alert falsi. Ciò avrebbe ripercussioni sull'uso dei dati sanitari ai fini statistici e si assisterebbe a un aumento del numero dei soggetti a rischio contagio, con conseguente preoccupante allarme sociale. Con molta franchezza, dichiara l'avvocato Iannulardo, preme evidenziare che un'app utilizzata in una fase d'emergenza sanitaria di portata internazionale dovrebbe risultare del tutto immune da attacchi informatici esterni, e ciò proprio a tutela della salute pubblica. L'utilizzo improprio ed illecito di tali metodologie, ha concluso l'avvocato Iannulardo, può portare a conseguenze molto gravi, specie nel caso di attacco massivo verso un numero indeterminato di persone. Gli sviluppatori delle app di contact tracing a rivedere il sistema utilizzato. Preme evidenziare che un'app utilizzata in una fase di emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale dovrebbe risultare del tutto immune da attacchi informatici esterni. È tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguirci. Come si può contrastare una minaccia invisibile, rendendola visibile? Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese.